tutto che abbiamo preso le misure e fatta la quadrettatura, c'è un errore di base. Se guardate, questo diciamo è dove ho preso le misure, all'incirca c'è un piccolo errore nell'occhio destro della bambina, che ho commesso io, è leggermente diverso, è leggermente più grande, poco più alzato di quanto dovrebbe essere, ma è questione di un millimetro, quindi non lo correggo. La guancia invece, se fate caso nella realtà, è quasi leggermente rientrato, cioè il punto più esterno non è questo, ma è questo. La parte di sotto, la parte diciamo sottostante della guancia, diciamo vicino all'incisura delle labbra, all'incirca, è poco più rientrata rispetto, anziché essere dritta, è un po' più rientrata rispetto a questo punto che è il punto più esterno, questo. Quindi qui c'è un errore di base che, facendo uscire questa guancia un po' più esternamente di quanto dovrebbe uscire, mi rende l'immagine, se la guardate, di una bambina down. E, diciamo, da questo effetto, l'effetto dilatato delle guance dilatate, proprio tipico dei down, e chiaramente deve essere corretto. Non posso lasciarlo così, ma a questo punto diciamo deve rientrare all'incirca qui. E se c'è una cosa che odio nei disegni è quando devo fare queste correzioni, perché si perde molto tempo per renderle invisibili. Vedete, questi 2 mm di fuoriuscita della guancia danno un aspetto totalmente diverso al personaggio. Diciamo che deve essere così. Deve rientrare ancora un altro pochino, così. Ecco. All'incirca così, chiaramente curvando. Adesso diciamo che ci siamo quasi. E deve rientrare anche questo punto qui, quindi da qui deve girare e qui ancora qualche millimetro deve rientrare. Quindi devo effettuare questa correzione, perché sennò il personaggio viene un tantino diverso da come dovrebbe essere. Vi ricordo sempre che non stiamo facendo del disegno dal vero, perché siamo con tratteggio a 45 gradi, quindi sempre grammatica del disegno, e quindi diciamo la somiglianza può, diciamo le sfumature possono, vengono rese fino ad un certo punto, perché non stiamo sfumando né con il pennello né con gli sfumini, quindi diciamo che questa immagine sempre risulta un pochettino attaccaticcia al foglio, anche perché utilizziamo una matita sola, quindi non vi preoccupate di questo, però quelle che sono le proporzioni devono essere uguali, e in questo caso c'è stato questo errore che adesso correggeremo.